I miss the taste of a sweeter life. I miss the conversation. Una buona base non può che cominciare dal fondotinta, quindi vado ad applicare il fondotinta matta lunga tenuta nella tonalità miele 02 e mi aiuto con i polpastrelli. Con un pennello vado a sfumare il fondotinta che precedentemente ho applicato. L'effetto è assolutamente super naturale, nonostante comunque abbia una copertura abbastanza elevata. Passiamo all'applicazione del correttore, lo vado ad utilizzare per coprire le occhiaie e poi lo vado ad applicare anche come punto luce. Essendo un correttore abbastanza chiaro, lo posso utilizzare anche come illuminante. Poi con un pennello vado a sfumare il correttore. Ha una sfumabilità molto elevata poiché risulta veramente abbastanza cremoso, nonostante questo non va nelle pieghette. Procedo a fissare sia il correttore che il fondotinta con la cipria compatta. È una cipria veramente molto setosa e in più ha un potere estremamente opacizzante, quindi per chi ha problemi di pelle lucida va sicuramente ad opacizzare in maniera eccellente l'incarnato. Procedo nell'applicazione del blush e utilizzo questo colore super radioso, è un bellissimo fucsia molto intenso e lo vado appunto ad applicare sulle gote per un effetto super sano e super radioso. Ora passiamo all'illuminante. L'illuminante appunto va a rendere molto più luminoso il nostro viso e quindi lo vado ad applicare nei punti strategici, quindi zigomi alti, sulla fronte, sul naso e sull'arco di Cupido, ovvero sulle labbra. Ora passiamo alle sopracciglia. Ricordiamoci che le sopracciglia sono assolutamente fondamentali poiché vanno a incorniciare il nostro viso, quindi una forma sbagliata può rendere il nostro sguardo molto più cupo. Invece una forma in armonia con il nostro viso sicuramente renderà il nostro viso molto più armonioso nel complesso. Passiamo al trucco occhi. Iniziamo con una matita color burro, questa servirà come base. Ricordiamoci sempre che utilizzando una matita color burro o comunque bianca renderà i colori che andremo ad applicare successivamente molto più vibranti. Adesso vado ad utilizzare una matita viola e la vado inizialmente ad utilizzare come una sorta di eyeliner. Non essendo eccessivamente dura, ho la capacità di sfumarla, infatti in seguito andrò ad utilizzare un pennellino per sfumarla al meglio. Vado ad utilizzare dello scotch e lo vado ad applicare all'estremità dell'occhio, in questo modo il mio trucco sarà molto più ben definito. Vado a riprendere la matita viola e vado nuovamente a tracciare una linea e in più la porto nella V laterale. Prendendo questo ombretto, questo color melanzana super pigmentato, con un pennellino a setole naturali perché in questo modo riesco a sfumare meglio l'ombretto, lo vado ad applicare su tutta la palpebra mobile e allo stesso tempo lo vado a sfumare. Con un pennello pulito successivamente vado a sfumare i bordi, in questo modo essendo un colore scuro evito che ci siano comunque delle chiazze di colore. Con questo colore, questo rosa baby e un pennellino molto più piccolino, l'inizio dell'occhio e lo vado appunto a sfumare portandolo verso l'alto. Vado a prendere questo ombretto leggermente più chiaro rispetto al colore melanzana e lo vado ad utilizzare come colore di transizione, quindi per sfumarlo nella piega. Infatti vado a prendere questo pennellino angolato e vado a sfumare ulteriormente i bordi. Ricordiamoci sempre che è fondamentale sfumare i bordi per evitare che ci sia l'effetto troppo definito, perché in questo modo risulterebbe uno sfumato. Ora vado a prendere questo color chiaro, un bianco leggermente satinato, e lo vado ad applicare sull'arcata sopraccigliare. Ora vado a riprendere la matita viola, la vado ad applicare nella rima inferiore dell'occhio, con un pennellino e con un po' dell'ombretto color melanzana vado a sfumare e fissare l'ombretto.
In più riprendo il colore rosa baby e lo vado ad applicare come punto luce all'interno dell'occhio, quindi all'inizio dell'occhio, e lo vado a sfumare con il colore melanzano. Prendendo una matita nera, un gasol nero, vado nella rima infracigliare a creare una sorta di mini riga di eyeliner e in più la voglio applicare nella rima inferiore dell'occhio. Passiamo al mascara. Come sappiamo, le ciglia super folte, super lunghe sono sicuramente d'impatto in un trucco così intenso, e quindi lo vado ad applicare sia sulle ciglia superiori che sulle ciglia inferiori. Passiamo alle labbra, questo bellissimo viola, un rossetto liquido, quindi una via di mezzo tra il colore puro e intenso di rossetto e la lucentezza e la brillantezza di un gloss. Questo è il risultato finale, un trucco di impatto, un trucco in cui gli occhi sono assolutamente in primo piano, senza però dimenticare le labbra.